Buongiorno a tutti quanti, siamo qui in presenza di Carmine Adinolfi, l'ideatore di questa bella manifestazione che vede un sacco di bambini che grazie allo sport iniziano a intraprendere la loro strada verso i problemi che la nostra società purtroppo ci mette di fronte. Passiamo la parola subito a Carmine Adinolfi che ci spiegherà meglio la finalità e l'organizzazione dell'evento. Io vi devo innanzitutto ringraziare in qualità di responsabile nazionale della ginnastica ritmica per la Libertas, per lo spazio e l'attenzione che è data a questa disciplina. Molto la considerano uno sport minore, ma come vedete sugli spalti e dalla presenza degli atleti non lo è. Oggi inizia il nostro anno di attività legata alla ginnastica ritmica con la festa regionale della coreografia. Nell'arco dell'anno avremo due momenti provinciali, una fase regionale, per poi concludere a San Benedetto e Colturno del Tronto dal 30 aprile al 3 maggio con i campionati nazionali di ginnastica ritmica. Oggi, nonostante sia un periodo di vacanze già, abbiamo avuto il piacere di avere 14 società affiliate, 450 partecipanti, quindi noi ci teniamo soddisfatti della riuscita di partecipazione, augurandoci che sia anche una riuscita per la manifestazione in se stessa. A questo mi corre l'obbligo di ringraziare i tanti genitori che comunque hanno accompagnato le bambine, ma ancora di più le insegnanti che in questo momento di crisi danno una luce attraverso lo sport alle bambine con loro iscritte a partecipare alle iniziative sportive e quindi a dare il giusto valore allo sport. Vi ringrazio.